Ciao a tutti, sono Nunce e questo è un video tutorial su Kerbal Space Program. Cos'è Kerbal Space Program o KPS? È un gioco che vi permette di creare il vostro programma spaziale, diciamo. Cioè, vi permette di costruire le vostre navette, di mandarle nello spazio, di mandarle in orbita, farle atterrare su altri pianeti, costruire una base spaziale, fare esplorazione. Insomma, tutto quello che vi viene in mente relativo allo spazio e anche oltre lo potete fare. Il gioco è attualmente in una alfa, la versione è la 0.18.4. E però è possibile già acquistare la versione completa al modesto costo di $23, che vi assicuro non è molto, perché se questo è quello che offre il gioco allo stadio di alfa, e vi assicuro che è giocabilissimo, non ho trovato problemi, non ho trovato difetti che uccidano il gameplay, dicevo, se questo è quello che offre, promette benissimo per il futuro. Ed è anche molto divertente, devo ammettere che è molto divertente e che non mi annoia esplorare, diciamo, comunque cercare, trovare nuove soluzioni. È abbastanza interessante, soprattutto se vi siete divertiti con i Lego. Non è la stessa cosa, ma qui c'è da montare, da trovare, da provare. Vediamo in dettaglio cosa. In questo video tutorial vi voglio... idealmente voi siete avete appena comprato il gioco e non sapete cosa fare. Se capite un po' di inglese, consiglio di fare i tutorial presenti in game, perché sicuramente qui nella sezione training sono 4 per ora, sicuramente vi spiegheranno meglio alcuni concetti, soprattutto per quanto riguarda le orbite, sulle quali non mi potrò soffermare molto, avrei bisogno di un supporto grafico, diciamo. Non mi potrò soffermare molto, però cercherò di farvi almeno, diciamo, respirare l'aria spaziale, che non c'è. E quindi questa cazzata potremmo anche tagliarla dal video, ma la lasceremo. Allora, torniamo, diciamo, qui un salvataggio che ho fatto apposta per questo video, e lo apriamo. Ci troviamo qui a una sorta di menu principale, chiamiamolo così. Velocemente vi spiego cosa sono queste sezioni, questi edifici. Il più semplice è il launchpad. Da qui lanciate le vostre navette, nulla di più semplice. Tracking Station vi permette di visionare tutti i voli che sono in corso e quando inizierete, ad esempio, a lanciare satelliti, avere navette in giro, potrete averne diversi. Qui è l'edificio, il Vehicle Assembly Building, l'edificio dove assembleremo il nostro razzo, e questo invece è un hangar dove si costruiscono aerei a decollo orizzontale, cioè comunque tradizionali, eventualmente aerei da mandare pure essi in orbita. Noi faremo un semplice razzo. A cosa voglio portarvi in questo tutorial? Voglio portarvi con il vostro primo astronauta a fare una, due, tre orbite intorno alla Terra e riatterrare, possibilmente vicino al centro spaziale. L'ultima volta che ho provato mi è riuscito, ma non è una scienza esatta, diciamo, per ora. Allora, apriamo il centro ed eccoci qua. Cominciamo a costruire il nostro razzo. La prima cosa da scegliere è il tipo di modulo di comando, ovvero sarebbe quel modulo che vi permette di pilotare la navetta. Cioè, se le parti navetta che non sono collegate col modulo non sono pilotabili, quindi quando le distaccherete queste le potrete seguire ma non pilotare. Ci sono fondamentalmente 3-4, diciamo, tipi di moduli. Ci sono quelli per gli aerei tradizionali, cockpit, ci sono quelli per i razzi a decollo verticale, ci sono quelli per le stazioni spaziali, che sono questi, che anzi è questo, è solo uno, e ci sono 3 moduli per costruire satelliti. Satelliti al momento sono qualcosa di non estremamente divertente, diciamo, li mandate in orbita, possono avere alcuni sensori, ma finisce lì. Allora, noi costruiamo un razzo che ospita soltanto un astronauta, quindi scegliamo il Command Pod Mark 1, che come vedete in basso dalle statistiche è Crew Capacity 1, lo selezioniamo ed eccoci, l'abbiamo, diciamo, inserito.
nell'assembly building. Allora, cosa facciamo? Come ci muoviamo in questo menu di costruzione? Col destro ruotiamo la visuale, con la rotellina su giù la alziamo, la abbassiamo, tenendo premuto il tasto centrale e muovendo il mouse avanti o indietro, possiamo regolare lo zoom. Per adesso abbiamo il command pod che alzeremo un po', quindi ci clicchiamo sopra col sinistro senza muovere il mouse, scorriamo la rotellina verso l'alto e lo alziamo un pochino. Ok, la prima cosa di cui avrà bisogno il nostro command pod, visto che vogliamo che il nostro astronauta sopravviva, è un paracadute. Usiamo dal menu qui, Utility, il Mark 16 Parachute, che andiamo a installare sopra. Praticamente questo, una volta rientrato in atmosfera, si aprirà e frenerà la nostra caduta. Devo dire che al momento del rientro in atmosfera non sono ancora simulate i cambiamenti termici, l'ingresso in atmosfera, quindi non c'è nulla di tutto questo. Ok, cosa aggiungiamo ora sotto? Aggiungiamo un elemento che si chiama decoupler. Il decoupler, quello che andiamo a utilizzare è questo qui, il TR-18A. Il decoupler serve per staccare due componenti della navetta. In questo caso, al momento di rientro, staccheremo il serbatoio di carburante col motore, l'ultimo che ci resterà attaccato, poco prima di scendere a terra. E quindi lo inseriamo. Poi andiamo ad aggiungere dalla sezione control un modulo SAS. Il modulo SAS sta per Stability Augmentation System, e ovvero è un modulo che regola, che controlla la direzione. Diciamo una specie di autopilota. Ce ne sono di due tipi. C'è quello basico, c'è quello avanzato. Quello basico, se proprio lo dovete utilizzare, per mezzi semplici, piccoli, perché l'unica funzione che ha è restare il movimento sull'asse di rollio, cioè evita che il veicolo ruoti su se stesso, sull'asse di rollio per l'appunto, ma non mantiene la direzione, non mantiene l'attitudine. Quindi noi questa volta scegliamo il modulo SS, questo qui piccolo. Quello grande è troppo grande, noi scegliamo quello piccolo e lo andiamo a installare. Perché quello avanzato in questo caso non ci crea problemi? Perché l'unica differenza fondamentale è un po' di peso, ma poco, e il costo. Ma il costo in questo caso è una modalità sandbox, non carriera, non ci interessa affatto, non ci crea problemi. Sotto al modulo SS andiamo subito ad installare un piccolo serbatoio di carburante. Questo sarà il serbatoio che alimenterà il motore che utilizzeremo una volta nello spazio. Il serbatoio da scegliere, se lo ritrovo, è questo qui. Si chiama FLT 400. Lo andiamo a inserire sotto. E ora che abbiamo il serbatoio, ci serve anche un motore. Se non mi sbaglio questo, vediamo un po', sì, la dimensione è quella, LV909. Perché questo e non altri? Perché è poco potente e nello spazio, visto che non siamo soggetti ad attrito, non ci serve nient'altro. E perché l'altro motore ha bassa potenza, che in realtà non è a bassa potenza, è abbastanza alto, quindi gli altri motori sono fin troppo grandi, consumerebbero troppo carburante, aggiungerebbero troppo peso e troppa dimensione. Ok. E questa, se la volete ammirare, è la configurazione che avremo una volta in orbita. Ok, aggiungiamo un altro decoupler, perché per l'appunto la parte sotto che ora andremo ad aggiungere si dovrà staccare una volta superati circa i 40 km di altezza. Al di sotto di questo decoupler aggiungiamo un serbatoio, questa volta molto più grande, che è, eccolo qua, FLT 800, che è esattamente il doppio del serbatoio che abbiamo messo prima. Qui sotto aggiungiamo un motore che sarà anch'esso più grande. Ce ne abbiamo due da scegliere, diciamo, come dimensioni con questa circonferenza. LVT45, LVT30. La differenza sta nel thrust vectoring, cioè la possibilità di orientare gli ugelli per meglio regolare la spinta. Il veicolo è semplice, è piccolo, è leggero, non ci interessa il thrust vectoring, ma preferiamo i 15 punti di potenza in più. Ecco qua. Questo è, diciamo, il secondo stage. Fanno al contrario, cioè il primo che si ha la partenza è quello con il numero più alto. No, ho detto una cavolata. Per il gioco è così, ma in realtà noi ci riferiamo al primo stage con quello che abbiamo la partenza, secondo stage e terzo stage, quarto stage, e così via.
aggiungiamo i Solid Fuel Boosters, che sarebbero i serbatoi a carburante solido. Come si differenziano dai serbatoi a carburante liquido? A parte che uno è liquido e un altro è solido, ma questo è ovvio. Si differenziano per il fatto che non è possibile regolare il flusso di potenza, diciamo, del motore a combustibile solido. Quello, una volta acceso, uno non si spegne, due va sempre al 100%. Però sono più leggeri e sicuramente costano meno della combinazione, come vedete, soltanto il serbatoio costa il doppio della combinazione motore e serbatoio combustibile liquido. Quindi li usiamo per la partenza, però ci serve anche qualcosa per sganciarli. Questa volta non usiamo la ciambella, ma usiamo, se la trovo, qui dovrebbe essere, eccolo qui. Un radial decoupler, cioè un decoupler che viene montato radialmente rispetto alla struttura. Ecco qua. Abilitate l'angle snap, che vedete prima è tondo, poi diventa angolato, perché praticamente vi si blocca a determinate angolazioni, circa 20 gradi mi pare, e in più abilitate la modalità simmetria, cioè fate in modo che siano presenti, ecco il simbolo della radioattività, che siano presenti tre coni, perché così installerà automaticamente 3 decoupler radiali, perché noi andremo a mettere anche 3 solid fuel boosters. Mettiamoli qui circa all'altezza della scritta, non più bassi, perché ci potrebbe creare problemi. Selezioniamo da propulsion il solid fuel booster e cerchiamo di installarlo. E qui purtroppo si vede che è ancora un alfa, perché diventa abbastanza ostico. Così credo che siano storti, però proviamo un po'. Vediamo se ce la facciamo. È quasi un'arte. Soltanto installare queste cose qui è quasi un'arte. Mannaggia. Ora, vediamo se devo tagliare il video o se piuttosto ce la faccio. Calmo, Matti, calmo. Mi sa che sono storti, alla grande. Oh, che culo, ce l'ho fatta. Ecco qua, guarda, anche perfetti come altezza. Ok, abbiamo installato i Solid Rocket Boosters, Solid Fuel Boosters che dir si voglia. Aggiungiamo da Aerodynamic un 3 coni che miglioreranno il coefficiente di penetrazione della nostra navetta, che ha anche una forma abbastanza fallica. Cosa manca? Cosa manca delle strutture di rinforzo? Perché questi radial decoupler in realtà sono molto deboli. Cioè, una volta che si accende il motore, questi coni punteranno in dentro sulla navetta. E credo, non ne sono sicuro, che peggiorino la spinta. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questo strut connector dal menu Structural, lo andiamo ad inserire, ad esempio, anzi facciamo una cosa, facciamo le cose per bene, prendiamo prima quello cubico, lo andiamo a installare da qualche parte qui, se me lo fa installare, ecco qua, tipo così, proprio sul decoupler, facciamo così, e vedete che siccome ho la simmetria abilitata ancora si installa da tutte e tre le parti. Prendiamo uno strut, colleghiamolo alla cima del razzo. Non è venuto bello come sperassi, ma non fa niente, lasciamolo così. Questi strut vanno via non appena si disattivano i decoupler, questi pure partono, quindi non vi preoccupate di ciò. Ok, manca un supporto per tenere la nostra navetta. Ne dovremmo mettere tre, credo, ma non ne metteremo uno solo perché basta. Non importa se sarà un po' storta la navetta all'avvio, ancora di questi problemi non ne Il gioco, diciamo, non ne dà. No, andiamo a mettere più o meno qui. No, è un po' storta, mettiamo qui a sinistra ora. Facciamo così, no. Niente, mi sa, non mi piace. Sì, perfetto. Sembrava storta, ma è dritta. Allora, ecco qua. E la nostra navetta, signore e signori, è quasi pronta al decollo. Mancano qui a destra i stage da regolare. Facciamo così, ognuna di queste azioni, vi spiego, corrisponde ad un elemento.
questo caso sono raggruppati ad esempio due. Questi per esempio sono l'avvio dei Solid Rocket Boosters. Questo è l'attivazione di questi decoupler qui. Questo è l'avvio del motore. Questo è il decoupler, quello che vedete illuminata ciambella. Questo è lo sgancio del supporto, questo rosso. Questo è l'avvio del secondo motore. Questo è lo sgancio dell'ultimo decoupler. E questa è l'attivazione del paracadute. Noi cosa vogliamo? Che la partenza si sganci per l'appunto questa struttura di supporto e si attivino contemporaneamente i ISRB. Dopo di cui, finiti gli SRB, andremo a attivare il motore inferiore e contemporaneamente staccheremo gli SRB. Una volta finito il motore, il primo motore a combustibile liquido, attiveremo quello più piccolo e staccheremo la parte inferiore. Una volta rientrati dall'orbita e in caduta libera, quasi, staccheremo la capsula e inizieremo a cadere con la capsula a alcune centinaia di metri da terra. Attiveremo il paracadute. Questi sono i nostri stage. Questa è la nostra navetta. Diamogli un nome. Io la chiamerò Kerbal One. Salviamo e passiamo al lancio. Eccoci al launchpad, pronti a lanciare la nostra prima navetta orbitale. Vi spiego brevemente come è strutturata l'interfaccia. Abbiamo nella parte superiore un altimetro che ci indica la nostra altitudine rispetto al mare, attenzione, non al suolo. Abbiamo un variometro che ci indica il nostro rateo di ascesa o discesa. In realtà io qui sinceramente non lo riesco bene a leggere, credo che siano, non lo so, non so neanche quale sia l'unità di misura, sinceramente, siano piedi al minuto, non so, piedi al secondo, chissà. Un comodo indicatore dell'atmosfera, in quale strato, in quale stadio dell'atmosfera siamo, troposfera, mesosfera, stratosfera, orientativamente 10, 30, 40, 80 km, 70 forse. Abbiamo qui in basso l'indicatore di attitudine, cioè l'indicatore della posizione del muso del nostro mezzo rispetto all'orizzonte. A sinistra, fa anche la bussola, perché se vedete anche i radianti qui disegnati, 270 gradi, nord 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, manetta potenza a sinistra, manetta si regola con shift e control, indicatore di accelerazione gravitazionale. A sinistra i stage che abbiamo visto prima, qui un indicatore dello stage, indicatore della posizione dei comandi di movimento della navetta. Il nostro astronauta, qui possiamo aprire il menu delle risorse per vedere in qualsiasi momento quante risorse, carburante, ossigeno, carica elettrica ci restano a disposizione. Iniziamo il nostro volo, vi descriverò brevemente cosa andremo a fare. Dopo essere decollati, manteniamo una posizione perfettamente verticale, puntando all'azimut, proprio 90 gradi verso l'alto. Ci alziamo fino a circa 10 km. A 10 km iniziamo quella che si chiama in gergo una gravity turn, cioè viriamo verso est per seguire il senso di rotazione del pianeta. Viriamo verso est con un angolo di circa 45 gradi, quindi aumenteremo la nostra altitudine, continueremo ad aumentare la nostra altitudine, ma intanto accelereremo anche per portarci, per anticipare l'accelerazione alla velocità di orbitazione. Arrivati in orbita, o meglio, terminato il penultimo stadio, arrivati all'ultimo stadio col motore più piccolo, accelereremo fino a quello che si chiama apogeo, e all'apogeo aumenteremo la nostra velocità in modo da non avere più una traiettoria che ricade all'interno sulla Terra, ma una traiettoria quasi di caduta continua, perché un'orbita non è altro questo, è una caduta continua verso la Terra che è talmente veloce però che nel momento in cui abbiamo perso altitudine, avremmo dovuto perdere altitudine, siamo anche spostati in avanti e quindi non abbiamo perso, o meglio, abbiamo riguadagnato velocità, abbiamo mantenuto una certa distanza e siamo rimasti in orbita. È più facile da farvi vedere che non da spiegarvi a parole in realtà. Gli unici concetti che ho bisogno che siano chiari prima del decollo, perché poi le cose succederanno molto velocemente e sarà per me piuttosto
difficile essere chiaro ed esaustivo su quello che succederà. L'unica cosa che voglio sia chiara sono i concetti di apogeo e perigeo, dove l'apogeo è il punto più alto, più lontano dalla Terra di un'orbita e viceversa il perigeo è il punto più basso dell'orbita. Prima di decollare con M, andiamo sulla vista spaziale, vista mappa, diciamo, e ci muoviamo col tasto destro e qui siamo al launchpad. Posizioniamo più o meno a visuale così, attiviamo qui, anche qui la palla, perché così quando andremo a vedere l'orbita, qui ci sarà la nostra orbita, potremo regolarci. Praticamente noi saliremo così, poi a un certo punto inizieremo a virare, come ho detto, a 45 gradi, e avremo in quel momento una traiettoria. Cioè, noi saliremo chiaramente, e come qualsiasi corpo che sale, riscenderemo, e quindi finiremmo per rischiantarci a terra. Tuttavia, con i motori accelereremo in modo che la traiettoria da così, come sarà, diventi sempre più ampia. Tac, tac, tac. Diventerà talmente ampia che per l'appunto sarà una caduta continua e ci permetterà di girare, di orbitare intorno alla Terra. Ok. Attiviamo con T il modulo SAS. Che abbiamo precedentemente installato, che ci permetterà di mantenere una perfetta traiettoria verticale senza sforzo. Aumentiamo la manetta circa a 2/3, poco più, e con spazio diamo l'avvio al nostro primo volo spaziale orbitale. 3, 2, 1, ignition. Ed eccoci qua, siamo decollati. Come vedete, gli SRB bastano e avanzano per spingerci nella nostra salita. Si va tranquillamente. Qui c'è l'indicatore di velocità. 130 metri al secondo di velocità. Tranquillamente continuiamo a salire. Teniamo d'occhio l'altitudine qui. 2300. E teniamo anche d'occhio qui a sinistra lo stato del carburante. Perché appena questi serbatoi, questi razzi finiranno, dovremo staccarli per passare alla spinta col motore a combustione, a combustibile liquido. Eccoci qua. 6.000 stanno per finire. 7.000. 8.000. 9.000. Disattiviamo il SAS con T e iniziamo la virata. Intanto togliamo anche i serbatoi che sono finiti. Iniziamo la virata verso, con VSD, non ho detto i comandi, VSD, come se fosse qualsiasi gioco. Ci portiamo a 45 gradi, leggermente più in alto magari, e premiamo T per attivare il controllo della stabilità. Andiamo in visuale mappa ed ecco quella che vi descrivevo prima, la nostra traiettoria. Noi saliremmo fino al punto più alto, 22 km, e ci schianteremo nuovamente a terra. Comunque vedete che già sta aumentando, si sta allungando e sta salendo l'apogeo, perché stiamo aumentando contemporaneamente la nostra velocità. Manteniamo questa traiettoria fino a che l'apogeo non sarà uscito dall'atmosfera, quindi finché l'apogeo non sarà almeno a 75 km. Continuiamo a mantenere questa traiettoria. Teniamo d'occhio il livello di carburante, perché appena finirà dovremo passare al stadio successivo. Possiamo attivare i resources per avere una visuale qui e stage only per vedere solo quella del serbatoio attualmente utilizzato. Guardate, guardate, guardate come si sta allargando la nostra traiettoria. 52 km, ma il serbatoio sta a 1/3 ormai, quindi teniamo la velocità. 64 km, 65. Come vedete, la traiettoria, questa paletta gialla qui indica la nostra traiettoria attuale. 75 x per fermare i motori. 70, 80 km. Dicevo, questo cerchietto giallo ci indica la nostra traiettoria attuale, mentre questo indica dove ha puntato il muso. Quindi noi stiamo come se fossimo un po' derapando mentre saliamo, diciamo. È un po' non è un concetto chiarissimo, lo so, ma è più facile a vedersi. Noi stiamo salendo, noi stiamo puntando così, ma in realtà stiamo salendo un po' meno angolati, qualcosa così. Ok. Abbiamo ancora i motori più potenti e dobbiamo aumentare la nostra velocità. Velocità in modo da creare l'orbita. Allora, disattiviamo di nuovo il controllo della stabilità, con D ci spostiamo verso destra. E adesso dobbiamo fare questo: accelerare la velocità mantenendo l'apogeo a questa altitudine. Quindi posizioniamoci più o meno a 0 gradi, attiviamo il SAS e via con i motori. Vediamo che sta salendo, quindi abbassiamo ancora più il muso sotto all'orizzonte. Questa parte marroncina indica sotto all'orizzonte, indica
diciamo la Terra sarebbe a significare. Vedete che sta scendendo di nuovo l'apogeo. Dobbiamo tenere a 80 km noi, poco più alto magari. Intanto accelerare. Ora, quello che non vi ho spiegato è che per aumentare al massimo il perigeo, che è la parte opposta, sarebbe la parte d'orbita più bassa, bisogna accelerare all'apogeo e viceversa. Per aumentare l'apogeo bisogna accelerare al perigeo. Quindi noi aspetteremo di arrivare all'apogeo. Credo che abbiamo finito il motore. Stacchiamoci con spazio e lasciamo solo l'ultima parte. Con questo motore piccolo possiamo accelerare al 100% tranquillamente. Praticamente, trovandoci all'apogeo, dobbiamo accelerare a sufficienza per aumentare la nostra orbita. Vedete, sta aumentando piano 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 piano. Purtroppo devo dire che siamo un po' in ritardo. Siamo un po' in ritardo sul traguardo impostoci, quindi alziamo un attimino il muso per non perdere troppa quota, perché ora siamo in parabola discendente. E vediamo che continua ad aumentare, noi stiamo aumentando la nostra velocità, che ora è riferita non più alla superficie ma all'orbita, quindi una velocità assoluta. Ok, abbiamo superato l'apogeo di nuovo, posizioniamoci di nuovo verso il nostro senso, nella paletta gialla, verso il nostro senso di direzione, e acceleriamo, acceleriamo, e attenzione perché tra poco dovremo smettere di accelerare, perché comparirà il perigeo ed inizierà a salire molto velocemente, ecco qua. Lasciamo stare un po' l'accelerazione. 70 e questa è 79. Stanno ruotando. 76 e 80. Aspettiamo ora di fermiamo i motori, aspettiamo di arrivare di nuovo all'apogeo. Stanno ruotando, dicevo, perché la parte in cui stiamo accelerando si stava alzando più di quella in cui eravamo, quindi si stavano per invertire apogeo e perigeo. Aspettiamo, possiamo andare avanti il tempo con punto e rallentarlo con virgola, ma prima di farlo voglio spiegarvi di nuovo meglio cos'è questo simbolino giallo. Il simbolino giallo indica la nostra traiettoria effettiva, cioè dove stiamo andando, mentre la V qui con il puntino indica dove stiamo guardando. Non sono necessariamente la stessa cosa, io posso muovermi in una direzione mentre sto guardando in un'altra direzione. Questo diciamo, all'interno dell'atmosfera è vero fino a un certo punto, mentre in orbita è vero in maniera assoluta, nel senso che non essendoci attrito, io posso guardare da qualsiasi parte e non influirò quasi per niente sul mio moto. Se ruotiamo, adesso disattiviamo con T il controllo della stabilità, ruotiamoci con A verso sinistra, troveremo un altro simbolo che è diverso. Ha delle sbarrette e una X, ed è barrata una X. Questa è la direzione dalla quale sto venendo, cioè è il punto esattamente opposto, come se fosse non so se avete studiato fisica, ma un vettore può avere il verso, diciamo. Ecco, questi due simboli indicano i due opposti versi del vettore su cui mi sto muovendo, della direzione sulla quale mi sto muovendo. Quando ci serve questo indicatore? Vi ho detto che se noi acceleriamo qui all'apogeo, aumenta l'altitudine del perigeo, perché chiaramente essendo in un'orbita circolare, se io qui aumento la mia velocità, qui finirò su una curva più larga e quindi di conseguenza sarò più alto. Un'altra caratteristica dell'apogeo e del perigeo è che all'apogeo raggiungo sì la mia altitudine massima, ma raggiungo anche la mia velocità minima all'interno dell'orbita. Viceversa, al perigeo, qui sono più alto e sto praticamente, anche se di poco in realtà, perché sembra circolare, ma perdo 4 km in questo semicerchio, quindi sto cadendo e quindi accelero la mia velocità. Arrivato al perigeo, velocità massima, altitudine minima, smaltisco la mia velocità risalendo fino all'apogeo. E così in un ciclo infinito, fin tanto che siamo al di fuori dell'orbita, dell'atmosfera, e quindi non c'è influenza di attrito. Ok, siamo quasi all'apogeo. Ci posizioniamo, visto che vogliamo accelerare ed aumentare l'altitudine del perigeo, ci posizioniamo in cui ci stiamo muovendo, attiviamo il controllo stabilità, non sono particolarmente soddisfatto.
mi è sfuggito purtroppo con Shift un momento il motore, mannaggia. Volevo farvi vedere una cosa. Se io premo qui ho gli indicatori di rollio, beccheggio e così via. Se io premo blocco maiusco diventano blu. Perché diventano blu? Perché quando sono marroni, se io do l'input vanno subito al massimo. Se sono blu, il comando è molto più delicato, vedete? Quindi se dovete fare le correzioni di fino, tipo questa, che stavo facendo io, vi consiglio di attivare la modalità, diciamo, con sensibilità più bassa. Torniamo, visuale orbita, acceleriamo di poco verso l'apogeo. Ok, dovrebbe andare bene. Rimettiamo a posto un attimo la posizione del nostro vettore e acceleriamo. Ok, 85, 80, mannaggia, ho fatto un danno. Ho alzato troppo, posso girarmi? Non, mi sono scordato purtroppo, mentre vi spiegavo che il distacco era veramente pochissimo, era solo 4 km, e quindi ho alzato troppo il perigeo. Ora mi sono puntato dalla parte opposta e cerco di far scendere l'apogeo. 82, 80, 81, 80, 80, 88. Va bene, siamo contenti. Abbiamo raggiunto un'orbita praticamente circolare separata da soli 630 metri, poco meno. Quindi stiamo orbitando con un'orbita praticamente circolare attorno alla Terra. E vogliamo atterrare adesso, diciamo faremo un paio di orbitazioni e vogliamo riatterrare qui al launchpad, che è gentilmente indicato dai detriti che mi sono lasciato dietro durante il decollo. Questi sono altri pianeti e qui c'è, eccola qui, The Moon, che è l'equivalente della nostra Luna, che si può visitare con una nave apposita da costruire, che io ancora non mi sono mai costruito. Ora, torniamo sulla Terra, nel vero senso della parola. Vediamo che la nostra orbita praticamente interseca, nella posizione giusta, quasi, il launchpad. Quindi noi faremo un'orbitazione. Arrivati qui, cosa faremo? L'opposto di quello che abbiamo fatto per andare via dalla Terra, cioè noi abbiamo accelerato fino ad avere una velocità tale che ci permetteva di sfuggire alla gravità pur rimanendone soggetti, rallenteremo fino a tal punto da essere di nuovo soggetti alla gravità ed avere una traiettoria che va sulla Terra. Quando inizieremo a rallentare, immaginiamo di rallentare qui, in questo punto qua, ve lo segno per comodità, la nostra traiettoria si comincerà a stringere, a stringere, a stringere, fino a intersecare la Terra. Ora, noi non dobbiamo pensare che quella traiettoria sarà il punto di impatto, oddio, di impatto, speriamo di no, di atterraggio della nostra capsula, perché non appena entreremo in atmosfera, la traiettoria da leggermente pendente diventerà quasi verticale. Quindi, quale tattica ho furbamente studiato io? Furbamente vedremo tra poco se funzionerà, diciamo, però quale tattico ho studiato? Ci portiamo praticamente qui, rallentati, nel senso che la nostra traiettoria, diciamo, finirà più o meno qua. Rallentati, ci porteremo qui e non appena saremo sopra alla Terra, inizieremo a rallentare fino a quando la traiettoria sarà verticale circa verso il punto, il launchpad. Intanto tolgo questo maneuver node. Voi non avete visto niente. Acceleriamo fino a portarci vicino al launchpad. Potremmo fare anche per sfizio un'intera orbitazione, se vogliamo. Io non lo farò perché voglio che questo video sia il più corto possibile, visto che è già molto lungo. Ruotiamo con la nostra navetta fino a più o meno, non lo so, 60 gradi, 45 gradi dal launchpad. Ma in realtà vi assicuro che serve molto meno spazio di quello che pensate per atterrare. Avviciniamoci, avviciniamoci, non troppo perché poi sono solito farmi fregare e atterrare lungo. Allora, disattiviamo il SAS, ci portiamo non verso il prograde, cioè la direzione, ma verso la direzione opposta rispetto al moto.
Ecco qua. Tutto ciò vi dà una visuale della navetta. Praticamente noi ci stiamo muovendo in questa direzione qua, verso destra, però siamo ruotati con la punta verso sinistra, quindi quando accenderemo i nostri motori, rallenteremo e perderemo velocità. Perché puntare in direzione esattamente opposta? Perché così l'effetto dei motori sarà alla massima efficacia, perché punterà esattamente verso il moto e non a fianco, creando una traslazione. Correggiamo un pochino. Ecco qua. Ok, iniziamo. Accendiamo i nostri motori. Tralasciamo le variazioni di apogeo. Vediamo che comunque l'apogeo è vicino a noi e il perigeo sta scendendo, quello che vi dicevo prima. L'apogeo resta quasi invariato, mentre il perigeo scende vertiginosamente. Questo nel caso voleste ripassare quelle poche nozioni di orbitaggio che vi ho dato. E vediamo che scende, scende, scende questo perigeo fino a che praticamente non si interseca con la Terra. Eccolo qua. Ora sta intersecando il nostro... Oddio, Terra. È Kerbal, per carità. Facciamo in modo che si intersechi più o meno qui, così, a spanne proprio, in maniera dozzinale, un rientro veramente fatto in maniera dozzinale. Ma siamo già contenti della nostra traiettoria. Abbiamo perso un po' di velocità. Correggiamo di nuovo. Riabilitiamo con T il controllo della stabilità. Aspettiamo di essere sopra la Terra e poi inizieremo veramente a rallentare con la massima velocità. Abbiamo ancora tantissimo carburante per correggere. Possiamo un pochino accelerare, vi dirò. Controlliamo l'altitudine, 76 in discesa. Vedete che il variometro qui indica un andamento discendente. Ok. Iniziamo a rallentare, correggiamo ancora prima di accendere i motori, tac, e via, motori al massimo. Adesso assistiamo alla variazione della nostra traiettoria. Guardate come si accorcia. Fermiamo perché ho paura di atterrare troppo presto, diciamo. Siamo sempre in tempo per correggere. È più facile correggere una traiettoria che è troppo che ci porta troppo in avanti piuttosto che il contrario. Perché adesso quando entreremo nell'atmosfera vedrete che perderemo tantissima velocità verticale scusate, orizzontale. Acceleriamo ancora un po', correggiamo e via. Credo che qui ci siamo a questo punto. Dovremmo farcela. Ho i motori al massimo, sto rallentando. Questo è il punto di atterraggio desiderato. Forse sono un po' lungo? Non lo so, non lo so, non lo so. Vediamo un po'. Momenti di tensione. Chiaramente fermerò i motori quando vedrò che la mia traiettoria arriva più o meno qui, molto vicino. Per avere i dati sul volo, ho visto che bisogna atterrare sulla Terra, perché sia considerato un atterraggio. Un po' strana come cosa. Ok, fermo i motori. Ho ancora un po' di velocità verticale. Mi correggo la mia traiettoria. Ecco qua, vedete, questa è la mia traiettoria attuale. Allora. Siamo un po' a destra, ma comunque mi sembra buona. Spazio, stacco l'ultimo motore. Potrei già attivare il paracadute, che non si aprirà fino a 500 metri dal suolo. Siamo un po' corti comunque, vi avevo detto che se sembra sempre di essere più lunghi di quello che effettivamente si è, però comunque a me il risultato pare decisamente buono. Siamo a non più di 10 km dal centro spaziale.
possiamo aprire il paracadute. Vedete, non si spiega subito. A 500 metri dal suolo, se premete C, andate in cabina, vedete qui c'è un altimetro radar, che quindi ci indica l'altitudine dal suolo, che è diversa dall'altitudine barometrica. Ecco, siamo a 2000 ora metri dal suolo. Ma approfitto di questi pochi istanti per ringraziarvi della visione. Vorrei, se ho tempo, preparare altri tutorial per farvi vedere come portare una stazione spaziale in volo. Ecco, si è aperta a 500 metri. Come dicevo, portare una stazione spaziale in volo, come agganciarvi altri moduli portati con altre navette, che vi assicuro una cosa veramente, veramente, veramente difficile, no, difficile no, diciamo stimolante, veramente un po' impegnativa, però merita. Oddio, avevo paura che mi si stesse, che stesse per crashare il gioco, visto che Fraps mi ha bloccato per un istante, mi ha frizzato la visuale. Comunque dicevo, è impegnativa, ma è stimolante e divertente. 7,3 km dal centro spaziale, si può fare di meglio, ma si può fare anche molto peggio. 300 metri all'atterraggio, in realtà forse qualcosina di meno, 200 metri, secondo l'altimetro radar. Qui siamo dentro la nostra cabina, dalla quale non si vede niente. E quindi, seguitemi, forse ce la farò. Non ho tantissimo tempo ultimamente, ma forse ce la farò, anche perché mi piace comunque condividere le mie conoscenze con voi. Spero che diciamo riusciate a portare a termine anche voi la vostra missione felicemente. Se avete domande, se avete dubbi, commentate, fate pure, mandatemi un messaggio, sono a vostra disposizione. Ciao a tutti, da Nunce, e grazie dell'attenzione.